Buongiorno dagli studi di Radio Rete Edicola e Fabio Sebastiani ai microfoni per questo giornale radio. Cominciamo con le notizie dall'estero. La giustizia americana ha bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali. Il giudice distrettuale William Alsop ha accolto la richiesta di fermare l'ordine di Trump sulla fine del Deferred Action for Childhood Arrivals, almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte. Il programma, nell'intenzione di Trump, dovrebbe chiudersi il prossimo 5 marzo. La decisione della giustizia americana rappresenta un nuovo schiaffo al presidente americano sul fronte dell'immigrazione, lasciando di fatto in vigore le norme dell'era Obama, fino a quando le azioni legali avviate non saranno, appunto, come abbiamo detto, risolte. Intanto sono in corso le trattative per risolvere l'impasse sui Dreamer tra democratici e repubblicani. Il nodo da sciogliere è la volontà di Trump di legare il programma sui Dreamer al muro con il Messico, al quale i democratici si oppongono. Ancora scontri e disordine la notte appena trascorsa in Tunisia tra forze di sicurezza e giovani manifestanti che protestano contro il caro vita e la marginalizzazione. Tante le città dove si sono verificate proteste e scontri. A Nefsa è stata data alle fiamme la caserma di polizia e saccheggiato il deposito comunale. A Cité et Tardarmen, sobborgo popolare della capitale, incidenti anche a Sus, dove è stata data alle fiamme la caserma di polizia Bussina. E poi ancora a Kezama c'è stato il tentativo di saccheggio di un supermercato fallito per l'intervento della polizia, che ha fatto ricorso all'uso dei lacrimogeni. Un agente della protezione civile risulta ferito nei disordini a Ksar Gafsa. I media tunisina segnalano il tentativo di incendio di una sinagoga a Gerba e alla Helara Kebira. È stato sventato invece un tentativo di aggressione per l'intervento delle forze dell'ordine e della Guardia Nazionale. Siamo alle notizie dall'interno. I pubblici ministeri di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Spada e per il suo presunto complice Ruben Nelson Alves del Puerto per l'aggressione a un giornalista, a un operatore della RAI, avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia, quartiere del litorale romano. Nei loro confronti l'accusa è di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. L'udienza davanti al giudice per l'udienza preliminare Maria Paola Tomaselli è fissata per il 23 gennaio. Intanto però questa notte a Roma c'è stata un'altra aggressione ai danni di un giornalista. Si tratta di un redattore dell'ADN Cronos, Antonio Atte, vittima di una brutale aggressione nel centro storico, come si legge da un comunicato del stesso comitato di redazione della ADN Cronos, che augura al collega una rapida e completa guarigione. Il CDR auspica che il responsabile della violenza sia punito secondo la legge e che siano adottate da parte di tutte le autorità preposte misure adeguate ai fini della tutela e della sicurezza di tutti nella capitale. A protestare anche l'associazione Stampa Romana e il sindacato dei giornalisti della provincia di Roma, che dice in una nota: è ormai nella nostra regione una questione di ordine pubblico, l'esercizio della nostra professione è sottoposta ad aggressioni sempre più frequenti. Sale il numero degli occupati, ma i contratti sono quasi tutti a tempo determinato, solo uno su 10 è a tempo indeterminato, così dice la CGIL dopo la pubblicazione dei dati ieri a proposito dell'occupazione in Italia e in Europa. La promessa del Jobs Act quindi è vanificata. Secondo Susanna Camusso c'è un ennesimo boom dei contratti a termine. In un anno gli occupati a termine sono aumentati del 18,3%, ma permanenti, quindi con un contratto a tempo indeterminato, solo lo 0,3 su 497.000 dipendenti più 450.000, cioè il 91%, è a termine e quindi con un contratto a breve. Inoltre il tasso di occupazione è al di sotto del livello pre-crisi. Ci vuole la faccia tosta di Renzi e Gentiloni, dice in una nota Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, per vantarsene. Il balzo è di contratti che durano poche ore o giorni. Se lavori un'ora sei considerato occupato, e Gentiloni diffonde alcune fake news che ci sono più occupati di 40 anni fa.
ancora il campo sindacale per parlare invece delle donne in maternità. Secondo un calcolo fatto dall'Ispettorato del Lavoro nel 2006, su quasi 30.000 donne che si sono licenziate, ben 24.618 hanno adottato motivazioni legate alla difficoltà di assistere i figli e di conciliare la vita privata con il lavoro. Un dato che merita riflessioni, dice il sindacato, e che rende evidente come tra le tante problematicità storiche del nostro mercato del lavoro, quella del genere meriti una particolare attenzione. In una nota, la segretaria confederale della CGIL Tania Scacchetti e la responsabile delle politiche di genere della CGIL nazionale Loredana Taddei sottolineano che il mercato del lavoro soffre storicamente di una bassa partecipazione delle donne, con divari territoriali enormi, e anche l'aumento dell'occupazione femminile degli ultimi mesi non può essere letto indagando la qualità di questa occupazione, spesso debole e precaria, come dimostrano anche le percentuali ancora altissime di part-time involontario. Ed ora due notizie che riguardano il mondo dei consumi. Il primo riguarda i mutui: rallentano decisamente le surroghe mentre aumentano i nuovi mutui. Questa è la dinamica che ha investito le richieste di mutui da parte delle famiglie italiane e per tutto il 2017. A fare i conti è il barometro CRIF, quindi esperti del settore che hanno verificato come l'anno che si è concluso segna un calo complessivo del 10,3% a dicembre. In particolare c'è stata una flessione nelle richieste di nuovi mutui e surroghe, con un calo del 15,9%, ma spiegano ancora i ricercatori del barometro CRIF, la dinamica negativa è totalmente ascrivibile al rallentamento delle richieste di surroga e sostituzione rispetto all'anno precedente, a seguito del progressivo ridimensionamento dei mutuatari per i quali l'operazione potrebbe risultare ancora conveniente. Le nuove erogazioni di mutui sostengono invece la ripresa del mercato immobiliare, che risulta in crescita. Altro dato evidenziato dal barometro CRIF è quello relativo all'andamento dell'importo medio richiesto dai mutuatari, che a dicembre ha segnato 127.505 euro, con una crescita pari all'1,7%. E ancora i consumi: oltre un italiano su due acquista più volentieri frutta e verdura nel piccolo negozio sotto casa o addirittura dal produttore locale. Anche quando si tratta di latte e formaggi la preferenza va alla produzione locale. Maggiore attrazione c'è invece verso le grandi marche globali quando si parla di prodotti per l'infanzia, per la cura della persona e della casa. E così la preferenza della produzione locale rispetto a quella globale o viceversa dipende principalmente dalla categoria merceologica. Per i prodotti freschi e freschissimi quindi si preferisce il piccolo produttore locale, e il negozio sotto casa. Per gli altri prodotti si guarda al brand. Al dirlo è un approfondimento Nielsen pubblicato alla fine dicembre, un approfondimento piuttosto corposo, pensate, un sondaggio condotto tra maggio e giugno del 2017 su più di 31.500 interviste online in 63 paesi. Emerge quindi una tendenziale preferenza per i prodotti commercializzati da società multinazionali nelle principali categorie food and drug, ad esclusione del comparto del fresco, come appunto spiega Nielsen a proposito dei piccoli negozi di quartiere. Bene, è tutto per il nostro GR. Noi adesso mandiamo la sigla di chiusura, è un breve stacco musicale, poi ci risentiremo tra pochissimi minuti con la scheda di programmazione della giornata, quindi rimanete in ascolto.
Bene, allora riprendiamo la linea alle 10 e 12 minuti. Oggi è mercoledì 10 gennaio 2018, una giornata importante per la radio, per la redazione. Ci sono due piccole novità. Allora, innanzitutto cominciamo questa collaborazione cadenzata, periodica, con QR Poste, che sarà presente tutti i mercoledì intorno a quest'ora, poi vedremo a seconda delle esigenze, essendo una trasmissione in diretta. Oggi alle 11 sarà con noi Marco Bacchetta, che ci aggiornerà appunto sull'avanzamento del progetto, fornendoci dei numeri, dei riferimenti, delle date, tutto quello che serve proprio a tarare, a capire che cosa sta accadendo in questo grande progetto, che è partito con lentezza, per carità, però insomma sembra aver preso la direzione giusta. Bacchetta questa mattina ci darà alcune notizie interessanti, alcuni dati, lo farà in diretta alle 11 insieme alla redazione. Alle 10:30 invece avremo con noi il nostro Fabrizio Melodia, con il quale appunto parleremo della ormai consolidata rubrica sui fumetti Nuvole Parlanti e Matite Colorate. Anche lui ci ha promesso tante novità, quindi ascolteremo davvero con piacere questo spazio a partire dalle 10:30, anche Fabrizio, quindi in diretta. L'altra novità è che oggi cominciamo con una programmazione pomeridiana. L'abbiamo presa un po' alta, come dire, alle 19 in diretta per chi ci vorrà ascoltare. Quello è un orario un po' particolare per gli edicolanti, perché stanno chiudendo, stanno sistemando i giornali, insomma non possono stare dietro alla nostra radio, però per noi era importante rompere il ghiaccio. Lo faremo con una trasmissione dedicata ai libri e in particolare alla poesia. Ecco, questa è la novità. Avremo collaboratori, sono tanti i poeti che girano intorno alla poesia e tanti anche i lettori. Vorremmo cominciare a dare una fisionomia a questo mondo, chiaramente nell'interesse e dal punto di vista degli edicolanti. Noi pensiamo che ci sia spazio e vorremmo quindi sviluppare il nostro progetto. Dunque, alle 19 in diretta con Emiliano Scorzoni, collegato attraverso il telefono. Emiliano Scorzoni è un poeta romano. Daremo spazio appunto a questo varo, vero e proprio varo, perché cominceremo con una serie di servizi, di interviste che abbiamo registrato in questi giorni, proprio per segnare un po' la diversità di Radio Rete Edicoli rispetto a tanti altri spazi.